qua è una piazza incredibile. E quindi grazie innanzitutto a voi per essere venuti e aver raccolto questo appello, venire qua a festeggiare questa ricorrenza dei 4 anni. Noi siamo qua per 2 motivi, è stato detto e lo voglio ricordare. Siamo qui in primo luogo perché è giusto raccontare un'esperienza, una bella storia, con grande umiltà, con grande concretezza. E vedete, in tempi di cattiva politica, raccontare un'esperienza, avere questa esigenza, può sembrare addirittura stravagante, perché dicono che le cose importanti non sono queste. Ma io penso invece che stravagante è non farlo, non essere in grado dopo 4 anni di governo di tornare sulle piazze, rincontrare le persone e raccontargli che abbiamo tentato di essere degni della fiducia che ci è stata concessa. E in questo nostro paese troppo spesso, anche per questo, vince il chiacchiericcio, la cattiva politica, l'assenza di merito, le promesse non mantenute e l'arroganza dei tanti che basano la propria forza sulle relazioni, sulle telefonate e mai sulla responsabilità. Noi pensiamo che questo non sia giusto, pensiamo che bisogna dare un altro segnale e che la credibilità deve basarsi soprattutto sul merito. Ma vedete, occorrerà anche un nuovo modo, anche qui da noi, di selezionare una nuova classe dirigente per Roma. Anche qui esistono i migliori e esistono i mediocri. I migliori sono coloro che di fronte a un problema si mettono in gioco, si mettono a disposizione, mettono a disposizione se stessi con generosità per superarlo quel problema, non perché riguarda loro, ma perché riguarda la comunità di cui ti faccio parte. E poi ci sono i mediocri, e ne abbiamo visti tanti, e i mediocri sono coloro che di fronte all'esistenza di quel problema, anche se investiti di responsabilità pubbliche, non fanno nulla per risolverlo, anzi cercano di cavalcarlo, di lucrarci sopra magari per fini personali. E quindi anche un disservizio, un autobus che non arriva, o un lavoro che chiedo, o la gestione di un tour, di una bolletta che devo pagare, o un servizio che si potrebbe fare e non si fa, anche quel disservizio dentro quella cultura dei mediocri diventa un business, perché un diritto negato, ripeto, può diventare un favore da chiedere a qualcuno. E allora valori e nuovo modo di selezionare la classe dirigente. Noi non vogliamo mettere più i fedeli nei posti di potere per servire il principe, ma vogliamo mettere i migliori al posto giusto, perché qui inizia la rivoluzione democratica che può ridare fiducia alle nostre istituzioni. Dovremo pensare a costruire una grande alleanza civica per rigenerare Roma, fatta di partiti che sono fondamentali, ma fatta anche di persone, fatta di comitati, di associazioni e di movimenti. Io sarò alle primarie con le forze politiche e associative che stanno organizzando e ci arriverò e ci vorrò arrivare insieme a voi con un programma discusso, come ho detto, nelle strade e nella rete. E per questo a settembre daremo il via a questa grande esperienza del programma con un grande sito, romapartecipa.it, per dare l'idea che raccoglieremo le idee migliori. Cominceremo a aprire i comitati e dico a tutte le forze politiche che vorranno sostenere questa esperienza, ai partiti, di accettare questa sfida di innovazione profonda anche per loro, che potranno in questo rapporto di contatto popolare rigenerarsi. Io credo che a tutti farà bene meno gestione del potere e più idee, meno ossessione per i posti e più valori di riferimento per rigenerare la democrazia e rifondare i luoghi della militanza, che devono essere utili alla comunità di Roma e non a chi fa parte o partecipa alla politica. Non nascondiamoci che dovremo dare un grande segnale
e cioè che la politica torna ad essere servizio per gli altri e non carriera per se stessi, perché se noi non rimettiamo a posto questa percezione elementare non saremo mai credibili agli occhi della maggioranza di questa città. Servizio per realizzare un progetto, e questa alleanza sarà l'alleanza del riscatto e dell'orgoglio di Roma, che io sono sicuro vincerà anche perché saprà interpretare questa voglia di innovazione, di partecipazione e di cambiamento, senza però avere mai la percezione di riproporre il vecchio teatrino della politica che prende in giro le persone. Questo non lo rifaremo mai, perché non saremo credibili. E allora si apre una fase importante, ma fatemi, per chiudere, dedicare questa serata a una persona meravigliosa, a una donna che purtroppo non è più tra noi. Glielo devo, e mi scuso con la famiglia perché non l'ho avvertita, ma io sono sicuro che sarà d'accordo, e sarà d'accordo perché se fosse tra noi oggi sarebbe qua, anzi sarebbe qua. Ed è una donna che negli ultimi anni della sua vita spesso, in tante occasioni, mi prendeva sotto braccio e con quegli occhi vispissimi, intelligentissimi, ironici ma severi, mi diceva: Zingaretti, perché apparteneva a una di quelle generazioni straordinarie che hanno fatto la resistenza, che anche nei momenti di maggiore confidenza non perdeva mai la voglia di mantenere il giusto rispetto e la giusta distanza. E mi diceva: oi Zingaretti, stavolta non fare scherzi, Roma è a Roma, dobbiamo cambiare tutto. E oggi Miriam Mafai sarebbe sicuramente qua con noi. A te Miriam, io dedico questa serata, perché te tante volte me l'hai chiesto.